Voglio condividere con voi un mito che parla all'uomo moderno, il dio Pan, energia dalle profondità dell'anima. È un mito sempre attuale che parla dell'energia profonda esistente in ciascuno di noi. Il dio Pan è figlio di Hermes, Mercurio per i Romani, a sua volta figlio di Zeus, da cui ricevette il caduceo, il magico bastone che lo rese il primo araldo. La madre invece è una ninfa, Driope, che così descrive Omero, fanciulla dai riccioli belli, generò un figliolo prodigio a vedersi. Ecco dunque che Pan, dio molto antico, eredita la potenza di Hermes. Ma non ha fortuna con la madre, infatti alla nascita è mostruoso vedersi dal piede caprino, bicorne, vociante, anche se ha un dolce sorriso, e la nutrice, come dice Omero, diede un balzo, fuggì e abbandonò il fanciullo, si spaventò come vide quel volto ferino e barbuto. Quindi Pan vive solo tra le montagne e i pascoli, riempiendoli di risa, suoni e amori. Abbiamo tutti una facoltà strana, speciale, non facile da gestire, a tutta prima inquietante, e viene dai primordi della vita. Possiamo definirla la vitalità primordiale creativa. Ma dobbiamo diventare autonomi per usarla, accettando la solitudine esistenziale e anche un certo caos rigenerante. Anche il culto di Pan nasce da una terra rozza, l'Arcadia, ben lontana dalla Grecia classica perfetta. È una terra abitata da montanari, pastori, chiamati proselenoi, abitanti della nuova luna. E come lui siamo obbligati a migrare sempre, un po' primitivi, non perfetti. Come dice D'Annunzio, è tempo di migrare. I miei pastori lasciano gli strazi e van verso il mare, scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è, come i pascoli dei monti. Restiamo dunque in contatto col nostro Pan, un impulso verso il continuo movimento trasformativo. Pan canta, ma anche soffre. Infatti amava una ninfa, Siringa, figlia di un dio del fiume, ma questa per sfuggirgli venne trasformata in un canneto. E allora Pan, disperato, tagliò pezzetti di canna e ne fece uno strumento, appunto la sua lira, che diffonde nell'aria l'eco del suo amore. Ogni arte è impastata di sofferenza, ma solo così può liberarci dai pesi. Il mito sembra dirci: accettate dentro di voi l'urlo che si solleva dall'anima, ribellione al conformismo, rottura dalle consuetudini, aderenza alla natura madre. Nella gioia e nel dolore cantate col suono senza regole, parlate con gorgheggi senza parole, annusate la terra da cui deriva l'energia, salvatevi dalle prigioni che le paure edificano intorno alla fantasia. Dunque dobbiamo proteggere il calore dell'istinto. Pan vive in terre incolte, dentro le grotte, recessi dell'interiorità. Nel Medioevo purtroppo venne accostato al demonio per questo suo essere selvaggio e solo nel Rinascimento si recupera il valore della sua libertà, conforme alla natura. L'intuizione nascente non piace a tutti, può mandare in crisi, ma spesso ci salva. Infatti sarà proprio Pan a salvare Zeus. Quando il sommo Dio viene imprigionato da Tifone, è Pan che lo libera emettendo un urlo terribile, con la sua voce potentissima. Anche oggi, nell'era dell'intelligenza artificiale, ci ammonisce. Attenzione, la logica pura è sì una facoltà bellissima, usa i dati come mattoni per i ragionamenti, ma c'è qualcosa che sta prima dei dati, una facoltà misteriosa, un architetto che organizza i dati usando l'infinita creatività nascente. È uno zampillo artistico, senza il quale la logica resta fredda, povera, forse pericolosa. C'è poi un mistero intorno a questo dio. Plutarco racconta che un mercante, Piterse, arrivato vicino all'isola di Paxos, udì una voce che gridava: Pan è morto. Ma come? L'unico dio a morire. Forse si riferiva a Cristo? O forse ci suggerisce che Pan sta al limite di due epoche, quella del mito e quella della modernità, è insomma la porta che libera il varco all'epoca nuova. Dentro di noi l'istinto primordiale è proprio una porta che ci permette di restare noi stessi, ma anche di evolvere sempre. Dobbiamo morire per rinascere.
Ringraziamo dunque Pan, ringraziamo il mistero della nostra natura impastata di terra e sublimata nel pensiero. Lasciamo che il bello e il brutto si mescolino dentro le nostre forme e che qualunque sofferenza venga sublimata dall'arte che affonda nell'istinto. Solo così il gregge delle nostre aspirazioni pascolerà libero per quanto ci ha dato vivere, accettando di essere noi stessi. Finite meraviglie. E voglio concludere con i versi di Omero. Musa, raccontami la cara semenza d'Ermete, lo strepitante bicorne dai piedi caprini, che in valli, da alberi verdi, si aggira, lo chiamano Pan, il signore dei pascoli, fiero di chiome. Egli tra fitti roveti qualche volta si spinge in riva a correnti gentili o altre volte si inerpica in cima alle rupi scoscese. Al vespro, poi, solo, dà voce alla sua musa soave e trastullo ha dal flauto. Le sue melodie non vince l'uccello, che in mezzo ai petali di primavera, ricca di fiori, spande lamento e gorgheggia. Grazie di aver ascoltato queste riflessioni su Pan, portiamocelo un po' dentro tutti noi e se volete continuate a seguirmi sulle playlist preferite. A presto!